Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nelle pagelle. Che bello è poter essere qui ancora una volta a dare le nostre valutazioni ai calciatori. Veramente mi mancava questo momento. Finalmente siamo tornati e, dato che l'anno scorso abbiamo fatto una sorta di prova con la tier list, cerchiamo di replicare anche in questa stagione, in questo inizio di stagione, con una tier list aggiornata. Trovate il link per fare la tier list anche voi delle vostre pagelle qui sotto in descrizione e taggatemi nelle storie di Instagram o su Twitter e vedrò di ricondividere tutte le vostre valutazioni. Vi ricordo che ieri sera sono usciti due video, anzi un video, quello post partita, invece questa mattina alle 7 è uscita live reaction. Se non vi siete ancora visti quei due contenuti, dopo le pagelle vi invito assolutamente ad andarveli a rivedere, trovate comunque tutti i link qui sopra nelle schede. E allora direi di passare subito alla tier list che ho creato per l'occasione. Ci sono già tutte le grafiche nuove con i giocatori nuovi, anche se in realtà non è la tier list definitiva. Infatti qua manca ancora la valutazione veramente bassa, quindi quella dal 3 in giù. Vedete che qua le valutazioni arrivano a 4. Non c'era bisogno di insufficienze particolarmente gravi e quindi per oggi va benissimo così. Tanto la tier list andrà sicuramente ricreata nel corso della stagione per via di altri acquisti che la Juventus dovrà fare sicuramente e di altre cessioni di calciatori che non saranno più appartenenti alla rosa della Juve. Quindi iniziamo subito, iniziamo da Massimiliano Allegri. Bisogna soltanto trovarlo all'interno della tier list. Ok, per dire, non l'ho messo, probabilmente Massimiliano Allegri non c'è. Iniziamo alla grande, ma Allegri gli diamo 6,5, eppure l'avevo creato. Sono sicuro di averlo creato perché c'era l'emoticon di Twitch, va bene, per il momento non l'abbiamo messo nella tier list, come potete vedere. Quindi il posto di Allegri lo prende Rabiot. È una tier list provvisoria, tra l'altro ero convintissimo di averlo caricato, vabbè, ma lo stesso, poi ci guardiamo. Allegri e Rabiot per questa partita, dato che Rabiot era squalificato. 6,5, il grande merito è stato quello di cambiare modulo durante il cooling break, più che modulo posizionamento di un paio di calciatori, lo l'ha spiegato bene. Dopo il cooling break abbiamo semplicemente allargato Cuadrado dall'altra parte e abbiamo messo McKennie a fare il mezzo con Locatelli avanti la difesa. E questo non ha giovato particolarmente a Locatelli o a Cuadrado come singoli, ma alla coralità di squadra, o la squadra che riusciva a prendersi più ampiezza, riusciva a prendersi più spazi. Quindi veramente si è vista una bella differenza rispetto a prima, e quindi questa è una cosa assolutamente positiva. Va benissimo così, portiamoci a casa questa prima vittoria per 3-0, ripartendo anche dall'idea comunque che è andato tutto secondo i piani e che la Juventus per una volta è riuscita a non fermarsi. La Juventus è riuscita ad andare avanti, a non bloccarsi con l'idea di aver fatto un gol e poi fermarsi lì. Quindi Rabiot / Massimiliano Allegri questa volta si prende il 6,5 e ha avuto anche il merito di mandare magari nella mischia, di buttare nella mischia alcuni giocatori un po' più giovani come Sulé, come Miretti, che sono entrati comunque e loro l'hanno fatto. Tra l'altro vedo che manca anche Sulé nella lista, ma vedremo di aggiornare il tutto. Sulé non l'avevo creato proprio qui, è colpa mia, assolutamente. Portieri, non ha giocato Szczęsny, ha giocato Perin, anche lui partita da 6,5, ha salvato in più di un'occasione il risultato, anche se in realtà magari un paio di parate le ha fatte con già il 3-0 acquisito, il 2-0 acquisito, quindi la Juve che era abbastanza in là. Ha avuto il merito di non far riaprire la partita, di garantirsi il primo clean sheet stagionale. Non è roba da poco, perché una Juventus che parte, non prende gol e ne segna 3, è un bellissimo segno che va completamente in controtendenza rispetto alla passata stagione. È una partita, sì, assolutamente, non c'è da esaltarsi, era il Sassuolo, non il Real Madrid campione d'Europa, però sono anche dalle piccole cose che si vedono delle differenze minime a livello di atteggiamento e di comportamento, perché ho già visto qualcuno che non è soddisfatto, ma per l'amor del Signore, quello ci sta, ovviamente ognuno c'ha il suo modo di raccogliere. Però anche tanti commenti mi sono ritrovato dicendo il solito non gioco di Allegri. Ma ragazzi, ma Allegri non cerca il gioco. Allegri non cerca quello. Allegri cerca l'efficacia all'interno del campo da calcio. E quello che preme a me maggiormente è che arrivino delle palle per Vlahovic là davanti. Creare delle opportunità offensive. Allegri non gli interessa di fare un calcio spettacolare. Però ieri sera abbiamo visto comunque una Juve intensa, una Juve che ci credeva, una Juve affamata. E già queste sono caratteristiche che l'anno scorso sono mancate. Quindi cerchiamo di ragionare sotto il punto di vista dell'allenatore che c'è in panchina. Non possiamo pensare che Allegri possa rispondere alle nostre esigenze come se ci fosse in panchina Guardiola, perché non è quello che sta cercando. Quindi
Sappiamo, Allegri non ricerca l'estetismo nel gioco, non gli interessa, non gli importa, quindi non aspettiamocelo, magari ci sarà una partita, forse due partite in un anno, in cui potremo dire oh che bello, abbiamo giocato veramente bene. Ma per il resto l'importante è che la Juventus riesca a garantire una buona proiezione offensiva e riesca a non prendere gol, mantenendo la porta inviolata. Queste sono le due cose che ricerca Allegri, e va benissimo così, perché abbiamo visto che comunque in passato anche così si è vinto, e l'anno scorso invece queste cose non ci sono state. Già rivederle un attimino mi fa piacere, quindi partiamo dalle piccole cose, poi quelle grandi verranno poi di conseguenza se saremo bravi e se ce le meriteremo. Leonardo Bonucci alla prima da capitano vero per la Juventus, io lo metto nella barra del 6, perché secondo me ha fatto una prestazione onesta, niente di che, niente di trascendentale, ma nemmeno un'insufficienza, penso che il suo 6 sia meritato e che se lo possa portare a casa. E invece attenzione a Bremer, il colosso di Darksteel, il colosso di Tapitanga, che è ancora in questa riga, sono tutti tra il 6 e il 6,5 fino adesso. Bremer si prende 6,5, appunto, perché credo che abbia fatto un'ottima prestazione. E la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto di Bremer è stata questa volontà di non buttare praticamente mai via il pallone. Cioè lui continuava a tenere il pallone finché non vedeva il movimento di un compagno o la giocata più safe o addirittura a volte pure in verticale. Quindi un bel esordio, direi, per Bremer, che tiene a bada praticamente tutti gli attaccanti del Sassuolo. Siamo andati bene con Bremer, siamo andati decisamente bene e per iniziare va benissimo così. Continuiamo poi sotto questa falsa riga, anche Allegri poi in conferenza ha lodato ancora Bremer. Danilo, partita da 6, la sua, niente di eccezionale, però c'è una differenza anche qua rispetto all'anno scorso che mi ha riportato alla mente Juventus-Zenit 4-2, la prima partita dopo il ritiro che c'è stato intorno ad Halloween, dove la Juventus, perdendo appunto da Sassuolo e da Verona, era entrata in una mini crisi. Poi giochiamo in Champions con lo Zenit e facciamo quella che secondo me è stata la più bella prestazione stagionale dello scorso anno. Perché? Perché sfruttavamo molto gli esterni. E soprattutto, perché mi è venuta in mente quella partita, era davvero da tanto che non vedevo Danilo andare in sovrapposizione e accompagnare l'azione offensiva. Tante volte rimaneva bloccato dietro, tanto che tante volte ci siamo ritrovati a dire allora Danilo potrebbe essere semplicemente il terzo dietro il difensore, il terzino che rimane bloccato e si spinge dall'altra parte. Invece no, ieri sera ci sono state 2, 3, 4 forse anche sovrapposizioni di Danilo che vanno fuori dal coro di quello che abbiamo visto lo scorso anno. Ribadisco, le piccole cose cerco di prendermele, perché sono piccole cose ma che l'anno scorso non si sono mai viste in 38 partite di Serie A e invece nella prima già della nuova stagione c'è. Poi magari non le vediamo nelle altre 37, però voglio partire ottimista, perché se parto pessimista anche da queste piccole cose qua, allora respiriamo veramente un'aria terrificante. Non so se anche voi avete notato questo particolare, questo dettaglio, però è stato abbastanza curioso. Alessandro, ragazzi, il primo sette della stagione se lo piglia Alessandro. Chi l'avrebbe mai detto? Voi potevate pensare una cosa del genere? Io assolutamente no. Assolutamente no, perché non ero nemmeno così convinto di vedergli fare una prestazione da 6, lo dico proprio senza giri di parole. Poi anche l'anno scorso Alessandro era partito bene e poi si era un po' fermato sul lungo della stagione, lo sappiamo, era andata così anche l'anno scorso. Quest'anno c'ha il mondiale, comunque c'ha un contratto in scadenza e chissà che questa combinazione di cose non possa riportarlo a dei livelli, non dico accettabili, dico alti. Quindi vediamo se questa è stata soltanto una coincidenza o se si continuerà sotto questa falsa riga. Io ovviamente me lo auguro, anche se ci credo decisamente poco. Però il primo set stagionale va da Alessandro, che dopo 30 secondi c'è un contatto in aria che poteva essere rigore. L'assist di Maria è roba sua, il rigore Vlahovic se lo procura per una sua palla in verticale e poi tanta spinta, un dribbling, un paio di dribbling fatti bene, ha saltato l'uomo, quindi era un pezzo che non vedevo un Alessandro così pimpante. Bravo, 7, primo 7 suo. Locatelli, e invece la prima insufficienza dell'anno va a Manuel Locatelli, e mi dispiace davvero tanto, di cui poi dovrò aggiornare l'immagine perché ha cambiato numero, qua c'ha il 27, invece ha preso il 5, queste erano immagini che avevo fatto qualche giorno fa per Twitch, ragazzi... Hanno cambiato i numeri all'ultimo secondo, maledetti, va bene, dopo li aggiorniamo. Locatelli prende un giallo che forse lo condiziona per tutta la partita, veramente nei primi minuti. E davanti alla difesa poca roba se non un paio di sventagliate ad aprire il gioco su Cuadrado da una parte, Di Maria dall'altra. Non tantissimo,
è anche uno dei motivi per cui la Juventus sta cercando Paredes, avanzare Locatelli. Vediamo se sarà questo l'obiettivo finale, però la prestazione di Locatelli ieri non mi ha fatto impazzire. La prima partita di Locatelli col 5 in maglia Juve non mi è piaciuta tantissimo, così come non mi è piaciuta quella di McKennie, che è sembrato a tratti invisibile, un giocatore che dentro il campo non c'era mai, anche se in un paio di occasioni l'ho visto fare una bella percussione da dentro il campo, in mezzo al campo, anche in zona di tre quarti centrale, quindi posizione magari inusuale per lui, però tante volte o lui o Miretti quella zona la andavano a prendere, probabilmente su indicazioni di Massimiliano Allegri di avere un centrocampista un pelo più avanzato. Però McKennie mi è sembrato ancora un po' indietro di condizione, ma ci sta, cioè, siamo in piena preparazione, era il 15 d'agosto, quindi stiamo parlando di queste cose qua. Però prestazione di due centrocampisti non mi è piaciuta, così come non mi è piaciuta la prestazione dell'altro centrocampista, che è Zaccaria. Quindi tutti e tre i centrocampisti, ragazzi, io li metto in questa casella e sono secondo me tutti e tre da 5,5. Una prestazione non all'altezza di quello che è stato il risultato della squadra per quanto riguarda il centrocampo. Tutti e tre insufficienti, un intero reparto, e questa è una caratteristica abbastanza interessante, una coincidenza, non so se è voluto, però anche tante volte mi ricordo che Vlahovic magari chiamava la palla dentro in verticale e invece si preferiva allargare sugli esterni, segno che magari si voleva sfruttare tanto di più l'ampiezza e le sovrapposizioni, come abbiamo detto prima, piuttosto che passare per vie centrali, e quindi magari questo potrebbe aver penalizzato il centrocampo. Non lo so, vediamo se è stata una mosca bianca o se sarà una costante di quest'anno. Juan Cuadrado, 6, non la partita dell'anno di Cuadrado, ma che tra l'altro quest'anno secondo me dovrà essere abbastanza dosato, però vediamo che cosa combina. La partita migliore quando lui si sposta a sinistra, non perché lui si trovi meglio a sinistra, anzi secondo me veramente tutt'altro a sinistra. Cuadrado non l'ho mai visto bene, ma la Juventus ha respirato perché aveva due esterni che potevano sfogarsi veramente sulla linea, quando invece McKennie era sempre un po' troppo dentro il campo per permettere l'avanzata di Alexandro. Invece quando aveva iniziato ad attaccare in maniera speculare, simmetrica invece che asimmetrica, su tutte e due le fasce, la situazione è migliorata, e anche di tanto. Quindi bene l'idea di Allegri di tornare al 4-3-3, che secondo me è il vestito più adatto per questa squadra. Cuadrado, un paio di dribbling, un paio di palloni messi in mezzo, la sua solita partita di quando prende 6, quindi molto bene. E ragazzi, prima pagella per Angelo Di Maria in assoluto, e io lo metto qua, ma con un mezzo voto in più, perché a differenza di Alessandro che prende 7, Di Maria prende 7,5. Migliore in campo, perché il gol dell'1-0, primo gol stagionale ufficiale della Juventus, è roba sua, e questa cosa è veramente tanta roba per un giocatore che arrivava alla Juventus dopo un'estate di tiramolla e dopo un precampionato in cui non aveva mai fatto gol, quindi c'era anche un po' di preoccupazione magari nei tifosi della Juventus sotto questo punto di vista. Adesso la preoccupazione c'è sotto il punto di vista fisico piuttosto che sportivo, perché Di Maria ieri sera, sappiamo, è uscito con un problemino agli adduttori. Allegri ha detto che anche la settimana scorsa aveva avuto lo stesso problemino. Qua probabilmente c'è da rivedere un attimo i carichi di lavoro personalizzati sui calciatori, perché se Di Maria due volte nella stessa settimana avverte un fastidio in una zona abbastanza delicata come l'adduttore, e spero che i tempi di recupero possano essere brevi, perché si rischia veramente di portarselo dietro poi questo infortunio. Quindi delle due, stai fermo un paio di partite, non succede niente, però recupera bene dall'infortunio, soprattutto un calciatore di 35 anni, quindi bisogna anche ragionarci su queste cose. Però il gol dell'1-0 è roba sua, il gol del 3-0 è roba sua, anche quello. Parliamo, se vogliamo, del bel pressing offensivo che ha attuato la Juventus quando ha avvertito, annusato l'odore del sangue di errore dal Sassuolo da dietro, con Di Maria che mette quel pallone filtrante bellissimo per Vlahovic, quindi gol e assist all'esordio in Italia. 7,5 dipinto calcio, se ne poteva fare un altro bellissimo, portava avanti il pallone su e giù, tornava in difesa, avanzava, faceva i contropiedi, serviva i palloni, poi un paio di palloni ha sbagliati, ma è umano pure lui. Però partita clamorosa di Di Maria, veramente partita clamorosa. E per ultimo, ma non meno importante, abbiamo Dusan Vlahovic con la sua prima partita con la maglia numero 9 sulle spalle, e si becca un bel 7, perché la doppietta c'è ed è roba sua, personalità anche nel prendere rigore, anche se me l'aspettavo, mi aspetto che Vlahovic sia rigorista per questa stagione, penso proprio che sarà così, poi vedremo se quando tornerà Pogba, ma non credo, credo proprio che sarà Vlahovic il rigorista. Paio di gol sbagliati, forse anche 3,
abbastanza facili per lui, non per me, ma per lui sì, poteva benissimo fare 3, 4, forse anche 5 gol. Per iniziare ne fa 2, bene così, il voto poteva essere decisamente più alto, ma direi che per iniziare una bella doppietta è decisamente sufficiente. Poi c'è il Got De Sciglio, che è entrato, ragazzi, ha fatto 2 volte il sobrero, poi ha fatto un tacco al volo, è entrato bene, ha perso una palla un po' sanguinosa sul finale sul 3-0, però per il resto ha regalato spettacolo, aveva voglia di divertirsi il Got ieri sera, c'è poco da fare. E poi è entrato pure Miretti, eccolo qua, è entrato pure Miretti, che si piglia il suo 6, ci sta assolutamente, il suo 6 da subentrante. Sono contento che sia entrato lui, mi fa piacere vedere che Allegri comunque in questo ragazzo ci crede, e come. E ragazzi, mi perdonerete, ma anche Kostic mi ero scordato del suo arrivo, lo ripeto, sono pagelle sperimentali, questa è una tier list che avevo creato qualche giorno fa, e quindi rimane così. Facciamo finta che Chiesa sia Kostic e quindi mettiamolo lì, e io gli do 6 più, perché all'esordio con la Juventus è stata personalità la sua, di cercare di puntare l'uomo, di cercare di mettere sempre il cross, e tante volte magari non ci sono arrivati gli attaccanti o i centrocampisti che dovevano andare a inserirsi, ma lui sul dischetto del rigore 3-4 palle fatte bene le ha messe, quindi tanta tanta roba Kostic, bravo, 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 mi è piaciuto. Poi ha giocato mezz'ora, quindi troppo poco, però per essere l'impatto mi ha convinto. Poi c'è Rovella, gli diamo senza voto, così come diamo senza voto a Sule, che viene rappresentato da Pinsoglio. E qualcuno, guardando solamente questa grafica, potrebbe dire: ma sei impazzito, perché Chiesa, Rabiot, Pinsoglio non hanno giocato. Ma voi che invece capite il mio momento di disorganizzazione ancora, ma col mercato aperto, le tier list a metà, cambi di numero, queste cose succedono. Prometto che al 1° di settembre le tier list saranno definitive, e ovviamente adesso inserisco Kostic, ci aspetto soltanto, perché la settimana prossima giochiamo ormai, ma mancano 7 giorni, e nel frattempo potrebbero arrivare Depay e Paredes, potrebbe partire Rabiot, quindi per il momento questa tier list va benissimo. Per la prossima partita, per le prossime pagelle di martedì 23, mi pare sì, con la Sampdoria, sarò sicuramente più organizzato, ci sarà Allegri e ci sarà Kostic sicuramente, e vediamo se arriva qualche altro calciatore. Ragazzi, direi che siamo partiti bene, direi di portarci a casa quest'aria positiva che si respira, perché se anche quando vinciamo 3-0 poi iniziamo a portarci dentro dei dubbi, delle perplessità, diventa invivibile. Cioè il calcio deve essere un momento come un altro di svago, di divertimento, non di rabbia repressa, come può essere, non lo so, una situazione legata ai servizi di un paese, quindi magari più orientato sulla politica. No, il calcio è divertimento, il calcio deve essere gioia, deve essere felicità, e quando la tua squadra vince 3-0, per quanto non sia stata la partita perfetta, la prestazione perfetta, ci sono stati dei segnali di risveglio da parte della Juventus e di Massimiliano Allegri, e cerchiamo di prenderli come buoni, sperando di vederli ancora in futuro e sperando di vedere tanti altri 3-0 della Juventus in questa stagione.